Bentornati ragazzi sul canale, oggi siamo qua per presentarvi la DU di F3. Qualcuno avrà visto il video che è stato caricato 3 volte, ma siccome è arrivata da qualcuno una segnalazione a sfondo sessuale perché Daphne non c'aveva la maglietta, non fa niente, rifacciamo il video, non è un problema. Questa bicicletta qui ha doppio frenadisco, quindi posteriore e anteriore, pesa circa 20 kg, tiene un po'. Ok, vai. Quindi praticamente, come vedete, trasportabile facilmente, si può abbassare il sellino, qua si apre. E poi un'altra cosa che ci siamo dimenticati, guarda qui il pedale, i pedali sono richiudibili, piega in questa maniera qua, quindi chiudiamo anche questo, così la bici è richiudibile, non è ingombrante. Ecco, adesso ripassiamo a Daphne la telecamera. Vai. Si richiude con facilità questo. Poi si rimette il pedale. Qui la sella te la metti come vuoi e vai. Noi la teniamo al minimo per Daphne. I comandi sono proprio semplici semplici. Adesso la spegniamo. Qua c'è un tasto di accensione. Qui col sole, come ho detto prima, non vedrete, ma ha 4 LED. Quando sta a 4, batteria al massimo. Adesso ha 2 LED perché sta al 50%. Se teniamo premuto qui, dimmi quando parte la luce. È partita. Ok. Si accende. Si accende la luce qua. Dimmi cosa si spegne. Spenta. Ok. Questo qui fa anche da cruise control. La bicicletta va pedalata assistita, ma va anche con l'acceleratore. Ok. Ha una potenza di 250 watt ed è limitata a 25 km orari. Regge un peso massimo di 120 kg, però onestamente io non la userei mai. Per me è un po' piccola. Sono alto 1,80 m per 80 kg, quindi... anche se ne regge 120. Campanello manuale, luce anteriore, posteriore ce l'ha anche. L'unica pecca, secondo me, ragazzi, che poteva avere un display anche minimal. Un display qua per far vedere i chilometri percorsi, la velocità effettiva che raggiunge la bicicletta. Comunque, come quasi tutte le bike che sono in circolazione, si può sbloccare e può arrivare anche a 40 km/h. Però ricordiamo sempre il modello DU di F3, la userà Daphne perché sì, perché ormai io ho la M20, sono fedele alla M20. Non ha il cambio, quindi ha una marcia unica, e le pecche sono quelle: che non ha il cambio, non ha il display, il caldo che c'è soprattutto oggi con la maglietta nera. Facciamo un'altra panoramica. Poi Daphne la proverà ancora, perché questa è la tua bicicletta, giusto? In realtà me l'ha regalata già, ma... come si chiama? Lamborghini. Comunque, ruote da 14 pollici, luce anteriore. Ah, poi una cosa che rispetto alle altre, praticamente ci sono i freni, al contrario. Perché in realtà questi qua sono i freni del classico scooter. Quindi qua è quello posteriore e questo qui è quello anteriore. Si può sbloccare anche il manubrio, abbiamo fatto vedere. Pedali sbloccabili, tutto quanto. Parafanghi. Per una ricarica completa, quindi da zero, della batteria, ci vogliono circa 5-6 ore. Pesa 20 kg, abbiamo detto tutto. Facciamo un'ultima panoramica. Allora, abbiamo fatto la prova con Daphne, a cui piace molto questa bicicletta, vero? Bella. Ti piace? Sì. Per te va bene, perché alla fine c'ha le ruote da 14 pollici, come abbiamo detto. È un orsetto di Natale, ma lo so che non è Natale, ma giusto per abbellirla. Col portachiavi qua. Poi abbiamo preso i guanti. Guanti da 30 euro da motocross. La motocross della UFO, ragazzi, camperjama. Su queste robe qui, sull'affidabilità, non si tira mai indietro. Se io giro. Gira la manopola. Guarda. Aspetta, perché mo è spento. Vedi? E parte. Poi se l'acceleri tutto, cioè tipo vai come una moto. Per accendere la luce qua, ti ricordi? Si deve tenere premuto finché non si accende. Ok, esatto, si accende, perfetto. Adesso la proverò anche io. Giama. Accendiamo. Diciamo che per me è un po' piccolo. Torniamo indietro.
Per me è piccola. Olè. Quindi Daphne, cosa vuoi dire in conclusione della bicicletta? Allora, la bici è molto bella. E quando faccio le curve un pochino mi fermo sui dossi perché... Vabbè, perché ancora devi imparare bene, dai. Però sui dossi piccoli ci so andare, diciamo. Ok. Poi? E praticamente va molto veloce? Bella. Va bene? Va veloce anche se... È stabile, se... No, frena non bene? Non l'abbiamo ancora sbloccato. Essendo un terreno privato possiamo sbloccare quello che vogliamo. Salutiamo Mars che ci ha mandato gentilmente questa e-bike della DU, ricordiamo DF3 è il modello, in descrizione trovate tutto quanto.